Vi ricordate dei colpi di stati che erano successi in Africa l'estate scorso? Sapete che fine hanno fatto i golpisti, autori dei colpi di stati in Niger, Mali e Burkina Faso? Adesso vi racconto gli aggiornamenti su questi paesi che avevano subito colpi di stati. Ma prima di tutto, come al solito, sostienimi condividendo questo video e rimani su questo profilo per non perderti gli aggiornamenti sull'Africa. Assimi Goïta in Mali, Ibrahim Traoré in Burkina Faso, Tchani in Niger, i tre golpisti autori di colpo di stato l'estate scorso in Africa, una volta presi il potere, avevano deciso di chiudere le ambasciate francesi e di cacciare l'esercito francese operante nel Sahel. Molti avevano criticato il modo in cui avevano preso il potere e soprattutto la loro decisione di rompere la diplomazia con la Francia. Ma alla grande sorpresa, la loro decisione di procedere con la rottura diplomatica con la Francia si sta rivelando produttivo. Perché questi tre golpisti, come l'abbiamo chiamato, stanno realizzando delle cose veramente mai fatto prima in Africa. Innanzitutto recuperando tutta la parte del Sahel occupato da detti terroristi. E in secondo luogo, questi tre golpisti hanno creato AES, che significa Alliance des États du Sahel, in italiano Alleanza degli Stati del Sahel. E qualche settimana fa, in un comunicato ufficiale, AES ha espresso pubblicamente la volontà di collaborazione o di collaborare tra di loro, impiantando così il seme degli Stati Uniti dell'Africa. E in più AES ha fatto capire o ha reso pubblica l'intenzione di creare una banca centrale comune e una moneta che possa sostituire il franco CFA. Al momento non sappiamo ancora come si chiamerà questa moneta e quando sarà disponibile in circolazione. Ma la cosa certa è che questi tre uomini sono determinati e ci credono veramente nell'autonomia dell'Africa. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere sotto i commenti se volete che io vi parli dell'origine dei franchi CFA o di come i franchi CFA sono finiti in Africa. Intanto vi saluto e vi dico al prossimo video.